Buongiorno a tutti, rieccoci sul nostro libro Narrare la storia per leggere il paragrafo 4 del capitolo 11, intitolato Lo scontro tra i comuni e l'imperatore, Federico Barbarossa. Siamo a pagina 240, in fondo. I motivi dello scontro. Abbiamo già accennato al fatto che i comuni, almeno formalmente, erano sotto l'autorità dell'imperatore, cioè svolgevano funzioni che di diritto competevano a lui. Abbiamo anche detto, però, che l'imperatore era lontano, in Germania, e ciò consentiva loro di godere di una certa autonomia. La situazione poteva durare soltanto finché non fosse salito al trono un sovrano deciso a far valere la propria autorità e i propri diritti. Questo personaggio arrivò. Si trattava di Federico I di Svevia, detto il Barbarossa. Allora, abbiamo già chiaro che l'imperatore era lontano in Germania e ciò consentiva loro di godere una certa autonomia. E questo è il motivo per cui i comuni possono sviluppare una certa autonomia. Tutto cambia con l'arrivo di Federico I di Svevia, detto il Barbarossa. Non sottolineiamo molto in questo paragrafo. La politica del Barbarossa. Vediamo più da vicino quest'uomo. Il Barbarossa era salito al trono imperiale al termine di un periodo piuttosto contrastato. Dopo la morte di Enrico V, infatti, era scoppiata in Germania una lunga guerra per la successione, combattuta tra la Casa di Baviera, a capo del partito Guelfo, che ci ricordiamo è il partito che parteggia per il Papa, e quella di Svevia, a capo del partito Ghibellino. Alla fine prevalsero i Ghibellini, e divenne imperatore proprio Federico I di Svevia, che si trovò a governare senza incontrare alcuna opposizione interna. Quindi, innanzitutto, come sale al trono Federico? Come detto anche nella slide, sottolineiamo che dopo la morte di Enrico V scoppia una lunga guerra per la successione in Germania, combattuta tra la Casa di Baviera, a capo del partito Guelfo, e quella di Svevia, a capo del partito Ghibellino. Prevalsero i Ghibellini e divenne imperatore proprio Federico I di Svevia. Quali sono le intenzioni di questo nuovo imperatore? Egli volle da subito esercitare la sua autorità, ponendosi anche al di sopra del Papa. Inoltre, forte dei suggerimenti degli studiosi di diritto romano, allora attivi presso l'Università di Bologna, decise di riprendersi i poteri che gli spettavano all'interno dei comuni, che abbiamo chiamato regalie, questi poteri, di cui i governi comunali si erano appropriati in modo, a suo dire, illegittimo, quando si erano sostituiti al potere dei feudatari o dei vescovi conti. Quindi due sono i suoi obiettivi: esercitare la sua autorità ponendosi anche al di sopra del Papa e riprendersi i poteri che gli spettavano all'interno dei comuni, ovvero le regalie. Passiamo a pagina 242 e leggiamo l'inizio degli inasprimenti, la pressione dell'imperatore sul Papa e sui comuni. La prima iniziativa di Federico Barbarossa. Il Barbarossa, nel suo tentativo di restaurazione dei poteri imperiali, entrò in conflitto con il Papa, i comuni italiani e i grandi aristocratici guelfi della Germania. Quindi un imperatore spesso in guerra, che ha dovuto vivere molte guerre, su più fronti. Egli dovette scendere in Italia parecchie volte, scontrandosi fin dall'inizio con i comuni, primo fra tutti Milano. In una dieta tenuta a Roncaglia, presso Piacenza, comunicò loro di voler nominare un podestà, suo rappresentante in ogni città. Quindi si fece rincoronare re d'Italia. Successivamente si recò a Roma, dove pose fine alla rivolta di un monaco eretico, Arnaldo da Brescia, che guidava la città dopo che il Papa ne era stato cacciato. Federico lo fece giustiziare, rimise sul trono il Papa e si fece consacrare da lui imperatore nel 1155. Allora, in primo luogo, la dieta di Roncaglia, vicino a Piacenza,
in cui comunicò loro di voler nominare un suo podestà, cioè un suo rappresentante, in ogni città, e quindi si fece incoronare re d'Italia. In secondo luogo, e cambiamo colore, si recò a Roma, dove pose fine alla rivolta di un monaco eretico, Arnaldo da Brescia, di cui parlano anche le slide, che guidava la città dopo che il Papa ne era stato cacciato. Rimise sul trono il Papa e si fece consacrare da lui imperatore. È il 1155. Si arriva allo scontro aperto. Allo scontro aperto. Ritorniamo sul rosso e prendiamo il righello. Negli anni successivi la situazione italiana tornò però a farsi critica. Milano riprese la lotta contro l'imperatore, attaccando e distruggendo la Ghibellina Lodi. Il Barbarossa si vide perciò costretto di nuovo a scendere in Italia. Ottenne la resa di Milano dopo 2 mesi di assedio e convocò una nuova dieta a Roncaglia, dove impose a tutti i comuni la sua autorità, obbligandoli ad accettare il governo dei suoi rappresentanti. A questo punto scoppiò la rivolta. I comuni dell'Italia centro-settentrionale, tra cui Milano, Brescia, Crema e Genova, cacciarono il rappresentante imperiale, sfidando così l'autorità di Federico, che reagì con durezza e decisione. Dopo un terribile assedio distrusse Crema e successivamente, nel 1162, la stessa Milano. Sembrava ormai avere la vittoria in pugno, ma stava per scendere in campo il Papa. Allora, come vi ho detto nella video lezione, qua il libro la fa un po' più lunga. Noi sottolineiamo semplicemente che negli anni successivi alla dieta di Roncaglia la situazione italiana tornò a farsi critica. Milano riprese la lotta contro l'imperatore, attaccando e distruggendo la Ghibellina Lodi. Poi c'è un primo assedio di Milano, poi c'è la reazione dei comuni dell'Italia centro-settentrionale. Sottolineiamo semplicemente che Federico reagì con durezza e decisione. Dopo un terribile assedio, distrusse Crema, ma soprattutto Milano nel 1162. Vediamo l'intervento del Papa. Il nuovo pontefice, che gli si oppose fieramente, era Alessandro III, uomo forte e deciso quanto il suo lontano predecessore Gregorio VII. Il Barbarossa non lo riconobbe come Papa legittimo e gli contrappose, come già era accaduto in passato, un antipapa. Alessandro allora scomunicò l'imperatore e incitò alla ribellione antiimperiale tutti i comuni guelfi d'Italia. Quindi Alessandro III, nuovo pontefice, si schiera dalla parte dei comuni. Barbarossa non lo riconosce come papa legittimo e gli contrappose un antipapa. Alessandro lo scomunicò l'imperatore e incitò alla ribellione antiimperiale tutti i comuni guelfi d'Italia. Scusate, ripeto questa cosa che il paragrafo è un po' più lungo di quello che ho scritto nella video lezione, quindi 3 punti. Dopo la dieta di Roncaglia, Milano riprende la lotta con l'imperatore, insieme anche ad altri comuni, non solo Milano, anche Brescia, anche Crema, anche Genova, ma soprattutto Milano, appunto. Qual è la reazione di Federico? Ridurre al suolo Milano. La battaglia ricomincia, la guerra ricomincia quando si schiera in campo Alessandro III Papa. La Lega Lombarda e la battaglia di Legnano. Questi comuni, riunitisi a Pontida presso Bergamo nel 1167, dopo un solenne giuramento costituirono la Lega Lombarda e decisero subito di ricostruire Milano e fondare una nuova città fortificata, chiamata Alessandria in onore del Papa. Esiste ancora questa città. Si rinnova così la sfida dei comuni contro l'imperatore, che decise di scendere di nuovo in Italia per farla finita una volta per tutte con i suoi nemici. Non riuscì però a conquistare Alessandria e in difficoltà dovette rifugiarsi a Pavia. Allora i milanesi, guidati da un certo Alberto da Giussano, lo attaccarono e lo sconfissero duramente nella battaglia di Legnano, nel 1176. Quindi, di questa prima fase della ripresa della guerra, sottolineiamo che i comuni si riuniscono a Pontida, presso Bergamo, nel 1167 e dopo un solenne giuramento costituiscono la Lega Lombarda, cioè un'alleanza per riprendere la lotta contro l'imperatore.
Sottolineiamo, tralasciamo tutte le varie fasi della guerra e arriviamo alla fine, cioè che i milanesi attaccarono l'imperatore e lo sconfissero duramente nella battaglia di Legnano nel 1176. Arriviamo alla pace di Costanza. 7 anni dopo, nel 1183, Federico fu costretto a stipulare con comuni italiani la pace di Costanza. Con essa veniva riconosciuto ai comuni il diritto di mantenere i poteri di governo di cui si erano impossessati e che già esercitavano, ma essi dovevano impegnarsi a garantire all'imperatore un riconoscimento formale della sua autorità, vale a dire trattarlo con gli onori dovuti. Poca cosa rispetto a quanto Federico aveva preteso agli inizi della lotta. In pratica, i comuni avevano ottenuto la piena vittoria. Sottolineiamo che nel 1183 Federico fu costretto a stipulare con i comuni italiani la pace di Costanza. Cosa venne riconosciuto ai comuni? Veniva riconosciuto ai comuni il diritto di mantenere i poteri di governo di cui si erano impossessati e che già esercitavano, ma dovevano impegnarsi a garantire all'imperatore un riconoscimento formale della sua autorità. In pratica, i comuni avevano ottenuto la piena vittoria. Veniamo all'ultimo paragrafo, e siamo a pagina 243. Il Barbarossa, un imperatore sconfitto o vincitore? Ci pone questa domanda il libro perché, da un lato, Barbarossa non è riuscito a realizzare il suo sogno, cioè di riportare grande l'autorità dell'imperatore, però ottiene anche alcuni successi negli ultimi anni della sua vita in Germania. Tornato in Germania, il Barbarossa si prese le sue rivincite. Dapprima sconfisse il cugino Enrico I Leone, capo del partito guelfo. Sottolineiamolo subito. Primo punto, sconfisse il cugino Enrico Leone, capo del partito guelfo. Primo. Secondo successo. Fece sposare suo figlio, il futuro Enrico VI, con Costanza d'Altavilla, ultima discendente dei Normanni in Italia ed erede del Regno di Sicilia. Con questo matrimonio gli poneva le basi per l'unificazione dell'Italia meridionale al suo impero, coronando il sogno di molti imperatori precedenti. Il figlio, infatti, gli diede un nipote, che sarebbe diventato a sua volta un grande imperatore e una delle figure più importanti della storia medievale. Federico II di Svevia. Quindi seconda iniziativa è che fece sposare suo figlio, il futuro Enrico VI, con Costanza d'Altavilla, ultima discendente dei Normanni in Italia ed erede del Regno di Sicilia. Le conseguenze di questo matrimonio le approfondiremo prossimamente. Ultima iniziativa con cui conclude la propria vita. A questo punto l'imperatore, ormai ottantenne, volle chiudere la sua vita in pace con Dio e con la Chiesa. Allestì un imponente esercito e partì per una crociata, la terza, facendosi paladino della cristianità. Anche in questo caso però non ebbe fortuna. Morì annegato mentre cercava di attraversare un fiume nell'odierna Turchia, nel 1190. La notizia della sua tragica morte commosse tutti ed anche a Roma si pregò per la sua anima. Il suo progetto di ridare piena dignità e autorità all'imperatore sembrava fallito, ma in realtà, come vedremo, aveva posto le basi perché questo sogno si realizzasse dopo di lui, attraverso il nipote. Insomma, non è riuscito a realizzare il proprio sogno in vita, ma ha posto le basi solide grazie alle quali qualcun altro riuscirà a farlo, a realizzarlo. Sottolineiamo quest'ultima iniziativa. Allestì un imponente esercito e partì per una crociata, la terza, facendosi paladino per la cristianità. Morì però annegato mentre cercava di attraversare un fiume nell'odierna Turchia. 1190. Bene, la nostra lettura del libro si è conclusa. Siamo a pagina 244. Io vi lascio con un regalino che penso ripeterò anche le prossime volte. Ho pensato che in questi video di storia ci si può lasciare con un regalo finale di storia della musica. Il regalo di oggi è Tetris, degli ormai famosissimi Pinguini Tattici Nucleari, ma questa forse è un po' meno famosa tra le loro canzoni. Vi lascio con questa canzone nella speranza che ognuno di noi oggi, in queste giornate difficili, trovi il proprio pezzo del Tetris longilineo che lo aiuti
a mettere a posto almeno questa giornata. Arrivederci. Pezzo del Tetris longilineo, oh oh. Quello che lo aspetti una vita, ma finalmente quando arriva ti risolve tutto. Hey, tu eri per me la terza dell'accordo, oh oh. La nota più importante che decideva la sorte delle mie giornate vuote. La bestia più feroce che si riesce a domare solamente sottovoce, la bestemmia di un credente quando urta un comodino, la preghiera di un agnostico di fronte al grigio di un mattino. Dentro al mio cuore a forma di armonica, hai seminato vento e raccolto energia eolica. I tuoi piuttosto, i tuoi abbastanza non fermeranno certo il vulcano che rutta sopra il mio viso scoperto. Tutto iniziò con uno sposami detto con indifferenza, io finì con un piacere di far la tua conoscenza. Oh, ma che incoscienza, consapevolezza, oh oh, che con l'aiuto del tempo anche un Magikarp è in grado di diventare Gyarados. Oh, tu eri per me scampare a mille incubi, oh oh, ma rimanerci secco al primo sogno apparso lungo la mia strada. Oh, tu eri per me l'assenza per Preston, la corrida per Hemingway e la rivoluzione per Danton. Il fischio del treno per Belluca mi hai scandalizzato come la Carrà in Rai col Tuca Tuca. E scusa se ti dico certe cose, ma qualcuno devo dirle, e l'unico qualcuno che conosco sei tu. Hai soffiato dentro al mio cuore a forma di armonica, hai seminato vento e raccolto energia eolica. I tuoi piuttosto, i tuoi abbastanza non fermeranno certo il vulcano che rutta sopra il mio viso scoperto. Tutto iniziò con uno sposami detto con indifferenza, e finì con un piacere di far la tua conoscenza. Che l'effetto Dunning-Kruger è per Kanye West. Tu eri per me ciò che per gli anni 90 è stato Friends, yeah. Mi rifugiavo nei tuoi occhi per ore e mi sentivo una persona migliore. Mi rifugiavo nei tuoi occhi per ore e mi sentivo una persona. Tornello. Scusa se ti dico certe cose, ma qualcuno devo dirle, e l'unico qualcuno che conosco sei tu, che ha soffiato dentro al mio cuore a forma di armonica,
Hai seminato vento e raccolto energia. Piuttosto tu è abbastanza, non fermeranno certo il vulcano che rutta sopra il mio viso scoperto. Tutto iniziò con uno sposami, detto dottore.